Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Oh,
Dal breve saggio sulla Divina Volontà, scritti di Luisa del 18 marzo del 1917, volume 12. Stavo pregando, fondendomi tutta in Gesù, e volevo in mio potere ogni pensiero di Gesù per poter avere vita in ogni pensiero di creatura, per poter riparare con lo stesso pensiero di Gesù e così di tutto il resto. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, la mia umanità sulla terra non faceva altro che concatenare ogni pensiero di creatura con i miei, sicché ogni pensiero di creatura si ripercuoteva nella mia mente, ogni parola nella mia voce, ogni palpito nel mio cuore, ogni azione nelle mie mani, ogni passo nei miei piedi, e così di tutto il resto. Con ciò davo al Padre riparazioni divine. Ora, tutto ciò che feci in terra lo continuo nel cielo. E come le creature pensano, i loro pensieri si riversano nella mia mente. Come guardano, sento i loro sguardi nei miei. Sicché passa tra loro e me come elettricità continua, come le membra sono in continua comunicazione col capo. E dico al Padre: Padre mio, non sono solo io che ti prego, che riparo, che soddisfo, che ti placo, ma ci sono altre creature che fanno in me ciò che faccio, anzi, suppliscono col loro patire alla mia umanità che gloriosa è incapace di patire. L'anima col fondersi in me ripete ciò che feci e continuo a fare. Ma quale sarà il contento di queste anime che hanno fatto la loro vita in me, con l'abbracciare insieme con me tutte le creature, tutte le riparazioni quando saranno con me in cielo? La loro vita la continueranno in me, e come le creature penseranno o mi offenderanno coi pensieri, questi si ripercuoteranno nella loro mente e continueranno le riparazioni che fecero in terra. Saranno insieme con me, innanzi al trono divino, le sentinelle d'onore. E come le creature mi offenderanno in terra, loro faranno gli atti opposti in cielo. Vigileranno il mio trono. Avranno il posto d'onore, saranno quelle che più mi comprenderanno, le più gloriose. La loro gloria sarà tutta fusa nella mia, e la mia nella loro. Sicché la tua vita in terra sia tutta fusa nella mia, non fare atto che non lo farei passare in me. Ed ogni qualvolta che tu ti fonderai in me, io riverserò in te nuova grazia e nuova luce. E mi farò vigile sentinella del tuo cuore, per tenerti lontano qualunque ombra di peccato. Ti custodirò come la mia stessa umanità. Comanderò agli angeli che ti facciano corona affinché resti difesa da tutto e da tutti. Poi c'è un ultimo versetto che è sempre del volume 12, ma è del 28 marzo, del 17. Quando l'anima fondendosi fa i suoi atti immediati con me, allora mi sento tanto tirato verso di essa che faccio insieme ciò che essa fa e trasmuto in divino l'operato della creatura. Bene, in questo scritto ricorre un termine tecnico della vita nella Divina Volontà che sarà oggetto di particolare attenzione durante la meditazione, che è appunto quello di fondersi, la fusione. Ha usato in diverse circostanze questo termine Gesù, no? Parte il fatto che chi legge gli scritti di Luisa si accorgerà di alcune espressioni ricorrenti, specialmente al principio di ogni nuova scrittura, no? E trovandomi sempre nel mio solito stato, oppure stavo pregando come oggi, fondendomi tutta in Gesù, eccetera, no? Quindi
Il solito stato non è altro che quello di essere completamente fuso con la divina volontà. E Gesù usa l'espressione l'anima col fondersi in me, ripete ciò che fece e continua a fare. E ancora, ogni qualvolta che tu ti fonderai in me, io riverserò in te nuova grazia e nuova luce. Ancora, la loro gloria sarà tutta fusa nella mia e la mia nella loro, sicché la tua vita in terra sia tutta fusa nella mia, non fare atto che tu non faccia passare in me. Ecco, l'immagine della fusione è un'immagine molto bella, è stata già affrontata chiaramente perché i temi evidentemente sono ricorrenti nelle meditazioni, perché il processo di fusione, anche quello nucleare, d'accordo, ma anche il processo di fusione ordinaria, non fa altro che causare un'unicità, diciamo così, di sostanza anche dalla pluriformità delle fonti di fusione. Quindi dentro il crongiolo, qua, alle alte temperature dove le fusioni avvengono, tutto diventa uno. Allora, il vertice, diciamo così, l'unione con la divina volontà consiste esattamente in questa fusione. Come si realizza la fusione? Ecco, c'è un atto che si chiama proprio l'atto di fusione, che come l'atto preventivo è bene farne oggetto di recita quotidiana. Mentre si può rinnovare similmente la fusione con Gesù o con Maria o con la Divina Volontà. Ricordiamo sempre che queste tre cose sono sinonimiche, interscambiabili se si preferisce, molto semplicemente, come abbiamo sentito anche nel canto introduttorio di questa meditazione, mi fondo in te, Cristo Gesù, basta e avanza. Quindi non serve fare chissà quali grandi operazioni. Teniamo sempre presente, prima adesso di andare a meditare insieme l'atto di fusione, che si può fondere, questo lo scrive anche San Luigi se non ricordo male nel Trattato della Vera Devozione, alludendo, ecco, all'unione con Maria Santissima, che si può fondere chiaramente una materia disposta alla fusione, quindi non refrattaria a questo tipo di procedimento, no? Noi teniamo sempre presente che ci deve essere, qui mi permetto di rimandare molto alla meditazione di ieri che è di una importanza assolutamente straordinaria, non per niente nel trattato, appunto in questo breve saggio della Divina Volontà, la meditazione di oggi è immediatamente seguente a quella di ieri, quasi a voler instaurare un rapporto, come dire, di non di causa-effetto, no? Ma di prerequisito in relazione a quello che accade, cioè se ci sono tutte quante le forme di pseudo e falsa santità viste ieri, non ci può essere nessuna fusione con la Divina Volontà, nessuna. Capito? Quindi questo dobbiamo sempre ricordare per evitare che si instaurino anche in questo mondo tutto divino quelle tentazioni ricorrenti anche nell'orbe cristiana, io lo chiamo la tentazione della magia o dell'automatismo. Capite? Questa viene dappertutto. Mi faccio la comunione, ecco, chi lo sa, divento santo. Vado alla messa di liberazione e sono liberato tutti i mali, le sofferenze, tutti quanti i problemi. Vado al pellegrinaggio e cambia la vita. Faccio l'atto di fusione e sono fuso con la divina volontà. Dico Fiat 30 volte al giorno e sono diventato un cittadino del regno della Divina Volontà. Ecco, bisogna fare molta attenzione, riascoltare la meditazione di ieri, d'accordo?
Non esistono, perché questa continua ricerca cioè di un qualche cosa che avvenga in maniera tutto e subito, ecco, immediato e senza fatica, ci piacerebbe a tutti quanti che fosse così. Quindi è una tentazione ricorrente. Ma queste cose non accadono, d'accordo? C'è sempre l'esercizio della nostra libertà cosciente, in dialogo con Dio, completamente aperta dinanzi a Lui, quindi disposta a farsi aiutare, perché sono molte, purtroppo, le cose che in noi possono renderci assolutamente refrattari alla fusione col divin volere. Dio lo vuole, d'accordo? Però se quelle cose non vengono tolte da noi, e la divina volontà ci aiuterà a toglierle, ma non senza di noi, è mia fermissima personale, certamente convinzione, però diciamo fondata sui principi generali della spiritualità, della dottrina della grazia cattolica e dell'ascesi, che non si può assolutamente raggiungere unione con la divina volontà. Quindi prego, ecco, chiunque sta seguendo queste meditazioni, di riprendere, di ascoltare, di meditare e di lasciarsi denudare senza paura dalla meditazione di ieri che si chiama falsa, la vera e la falsa santità. Perché senza aver risolto tutti quanti quei nodi, senza essersi liberati da tutte quelle catene, senza aver smascherato tutti quanti quegli inganni che ci sono nel nostro cuore, io non credo che si possa raggiungere quello che adesso insieme vedremo. Prima ancora, ecco, di commentare brevemente, presentare e commentare l'atto di fusione, ricordiamo le parole stupende che dice Gesù. Primo, il posto che queste anime avranno in cielo. Bellissima l'immagine, sentinelle d'onore. Vigileranno il mio trono, avranno il posto d'onore quelle che più mi comprenderanno e le più gloriose. Per comprendere questa cosa, noi dobbiamo sempre ricordare che in paradiso, sì, nel paradiso, dice San Tommaso, c'è il premio essenziale, che è nel genere. Spero di riuscire a essere chiaro, uguale per tutti, cioè si vede Dio a faccia a faccia, lo si conosce. Solo che c'è un problema. Dio è una fonte di amore e di felicità infinita. La partecipazione che noi avremo a questa infinitezza è proporzionata al grado di gloria che abbiamo raggiunto. Se fa subito un esempio, chi è stata più beata in terra? La Madonna o Padre Pio? Questa è una domanda retorica. Indubbiamente la Madonna. Perché la Madonna anche sulla terra ha ricevuto talmente tanto da Dio che nessuno può raggiungere quel livello. Questo vuol dire non soltanto pienezza di grazia, ma vuol dire anche già in questa terra, anche se questo non ha cancellato in Maria i dolori che doveva affrontare come corredentrice, una pienezza di conoscenza e di godimento di Dio che nessun'altra creatura ha. Dice sempre San Tommaso, se uno arriva in paradiso che si è salvato all'ultimo momento perché ha fatto un atto di misericordia e si è fatto il purgatorio fino al giudizio universale e poi comunque arriva, quello sarà felice, però è come un recipiente che ha capacità 1 e Dio lo riempie con 1. La capacità della Madonna è incalcolabile, è quasi infinita, capite? Ma un grande santo strepitoso, supponiamo che ci abbia una capacità di 10 milioni e Dio la riempie di 10 milioni. Ma voi capite, c'è la differenza di contentezza e di felicità che c'è tra chi ha 10 milioni e chi ha 1 è enorme. E anche se quello che ha 1 non se ne rende conto, è enorme lo stesso. Ecco, queste anime, dice Gesù,
saranno insieme con me innanzi al trono divino, le sentinelle d'onore. Allora, sentinelle d'onore innanzi al trono divino. Vigileranno il mio trono. Quelle che più mi comprenderanno, questo è un termine tecnico, no? I beati in cielo, San Tommaso li chiama i comprensori, si chiamano così tecnicamente, comprensori, cioè quelli che comprendono la divina essenza. Quelle che più mi comprenderanno e le più gloriose, tanto quanto la loro vita in terra è stata fusa con quella di Gesù. Perché la fusione in terra con la vita di Gesù produce la continuazione dei suoi atti riparatori di tutti. Quindi, se noi siamo fusi con Gesù, abbiamo la stessa identica cosa che ha vissuto lui. E possiamo, dice, fare in lui ciò che lui ha fatto, supplendo col nostro patire alla sua umanità che è gloriosa e che è incapace di patire. E con questo assumere di avere una forza riparatrice e impetratrice di grazie presso Dio e glorificatrice dell'Altissimo, che niente e nessuno può avere in questo mondo. L'atto di fusione quotidiano, io lo leggerei brevemente e poi breve commento. Gesù fonditi in me ed io mi fondo in te. Gesù, facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore, per potermi fondere nei desideri, nella volontà, nell'amore di tutte le creature, affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. E poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue, per potermi fondere in tutte le particelle delle creature, per darti per tutte quell'amore, quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. E ti chiedo di suggellare questo mio atto, Gesù, con la tua benedizione per me e per tutti. Vita mia, Gesù, mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità parte per parte, perché la tua umanità è per centro di vita la divina volontà e chi vive in essa vive in questo centro, diffondendo luce dovunque e a tutti. Fondo quindi, mio Gesù, la mia intelligenza nella tua intelligenza, la mia memoria nella tua memoria, la mia volontà nella divina volontà. Fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, il mio olfatto nel tuo, Gesù, la mia voce nella tua voce, il mio dito nel tuo. Fondo le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere, il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro e la circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue, o mio amato Gesù. Ecco, un atto che sembra estremamente semplice, ma è assolutamente trasformante e da significati molto molto profondi. Allora, comincia con fonditi in me, quindi si chiama Gesù, vedete che c'è sempre il rispetto, che è sempre Dio che ha l'iniziativa, quindi si chiama Gesù a fondersi in noi, fonditi in me, ed io mi fondo in te. C'è sempre Dio si muove e la creatura risponde, quindi c'è questo scambio reciproco. Poi, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, Gesù, facciamo tutto insieme. Ecco, nella vita, nella divina volontà, ricordo quello che abbiamo detto nei giorni scorsi, si realizza una assoluta, come dire, oserei dire simbiosi, comunanza. Non si fa più nessuna cosa da soli o da se stessi. Sono proprio le due parole da bandire in questo mondo. Faccio io, faccio da me, non c'è. Questo è un esercizio continuo interiore, ma non ci stanno nemmeno gli ordini. Ricordo quello che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi. L'anima che vive nella divina volontà non prende gli ordini. L'anima che vive nella divina volontà capisce al volo quello che Dio vuole e lo fa tranquillamente, insieme con Gesù. Facciamo tutto insieme. Fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore. Queste sono le tre molle più importanti dell'essere umano. La volontà è la prima cosa, che è la regina del nostro cuore. I desideri, chiediamoci che cosa desidero io profondamente nel cuore.
faccio un riferimento un pochino profano. In un bellissimo film molto antico, pluripremiato con gli Oscar, che è Il silenzio degli innocenti, c'era la storia di questa figura inquietante, di questo psichiatra cannibale mezzo matto, interpretato da Anthony Hopkins, che si diverte un pochettino ad aiutare questa gente a trovare un serial killer. E a un certo punto, citando tra l'altro un filosofo pagano che è Marco Aurelio, e per far comprendere di queste cose l'importanza del desiderio, che il desiderio è veramente la molla che muove sia la volontà che l'amore, perché la volontà va dove va il nostro, va dove sta il nostro desiderio, e l'amore è la stessa cosa. Il desiderio è, come dire, è l'accendino, d'accordo, è la fiamma che mette in moto l'amore. Per questo che nella Sacra Scrittura si dice, si legge che Dio penetra e scruta i desideri del cuore. E dovremmo imparare a farli pure noi. E chiederci che cosa desidero io veramente, nel profondo. Qual era il desiderio di Gesù? Quali erano i desideri di Gesù nella vita terrena? I desideri che erano poi alla base delle sue intenzioni. Gloria di Dio, salvezza delle anime, riparazione dei peccati. No, quello psichiatra pazzo, per dare una pista, per trovare questo serial killer, gli dice: guarda, questo non è semplicemente un matto, questo è uno che desidera e ricorda che si desidera ciò che si vede tutti i giorni. Stava dandogli una dritta per localizzare, diciamo così, questo assassino seriale. Quindi, è da chi ha alimentato il desiderio? O da quello che vedo tutti i giorni, o da quello che penso. Perché nel regno della divina volontà sono così importanti, come Gesù spesso ripete, le conoscenze? Perché quando uno legge queste cose, la prima cosa che dovrebbe accadere è che il desiderio si accende. Comincia a desiderare con tutto se stesso una vita così stupenda, così divina e così soprannaturale. Questo desiderio immediatamente accende l'amore, e nell'amore si brucia tutto quello che c'era e rimane solo questo. E desiderio e amore formano, come dire, la base su cui la volontà risoluta parte e non la ferma più nessuno. Allora, chiaramente la volontà e il desiderio e l'amore di Gesù erano perfetti, a differenza dei nostri. Quindi il primo oggetto di fusione sono la volontà, i desideri e l'amore di Gesù. E attraverso questa fusione immediatamente, ecco il mistero della divina volontà, e con la sua immensità abbraccia tutto e tutti, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, per potermi fondere nei desideri, nella volontà e nell'amore di tutte le creature, affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. Quindi questo atto non produce solo effetti estremamente, straordinariamente benefici in chi lo compie, ma per il mistero della divina volontà che abbraccia tutto e tutti, porta e apporta, ho detto proprio porta e apporta dei benefici in tutte le creature. Bellissima questa altra espressione, fondo tutte le mie più piccole particelle nelle tue, ancora per potermi fondere in tutte le particelle delle creature, per darti per tutte quell'amore, quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. Ogni minima particella, ogni minimo atomo del corpo di Gesù. Quindi capite, non più due, ma una sola cosa. La seconda parte, mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità, parte per parte.
Perché la tua umanità per centro di vita la divina volontà e chi vive in essa, attenzione, vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti. Chi vive in essa vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti. Questa diffusione di luce avviene a due livelli. Uno, come appena visto, completamente spirituale e misterioso, cioè l'unione di anche una sola anima con la divina volontà apporta luce, apporta amore, apporta benefici, anche se non lo sanno, a tutte le anime di ogni luogo e di ogni tempo. E questa è la cosa più grande, perché tutto è completamente dipendente dalla divinità, perdonatemi il termine, della divina volontà. Però questa luce diviene anche la caratteristica propria e personale dell'anima fusa con la divina volontà. Per cui questa luce la porta, diciamo, concretamente nelle circostanze contingenti di spazio e di tempo in cui si trova a vivere ed operare nella sua esperienza terrena. Sapete che la luce, Dio è luce, quando si pensa a luce si deve pensare al sole. Il sole illumina e riscalda. Quindi queste anime solari, perché chi è fuso con Gesù è un piccolo sole, ad imitazione del sole divino che è Gesù. E che cosa porta? Porta conoscenza, quindi porta conoscenza vera, porta amore sincero, autentico, porta pace. Questa luce, come dice Gesù nel Vangelo, traspare anzitutto dagli occhi. La lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo corpo sarà nella luce, il tuo occhio sarà luminoso. Ma se il tuo corpo sarà nelle tenebre, la luce che è in te, tenebra sarà. Quindi si vede un'anima che vive nella divina volontà per questa sua solarità, che è chiaramente il contrario della solarità, è la mestizia, no? È l'essere cupi. L'essere cupi può assumere tante sfaccettature, no? L'essere tenebrosi, che è la peggiore, che è proprio di chi vive refrattario la luce, quindi nel peccato, ma anche l'essere adombrati, insoddisfatti, depressi, ansiosi, infelici, tristi, malinconici, eccetera. Fino a quando c'è questo, siamo lontani dalla fusione con la divina volontà. Poi prosegue, fondo quindi, mio Gesù, le tre facoltà spirituali, l'intelligenza nella tua intelligenza, la memoria nella memoria e la mia volontà nella divina volontà. Voi capite che cosa significa anche fare questo gesto, eh? Anche se non ci rendiamo conto, cioè, Gesù che pensa in noi, Gesù che ricorda in noi, Gesù che vuole in noi. E poi i sensi, il mio sguardo nel tuo sguardo, la vista, il mio olfatto nel tuo olfatto, la mia voce nella tua voce, le corde vocali, il mio udito nel tuo. E infine tutte quante le azioni. Le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere, perché tutte le nostre azioni siano divine, e gli atti inconsapevoli, il mio palpito e respiro, nel tuo palpito e respiro, e la circolazione del mio sangue, la circolazione del tuo sangue, mio amato Gesù. Vedete che tutta la nostra persona, tutta, nessuna esclusa, dalla minima particella alle facoltà spirituali, ai sensi, agli atti e alle operazioni inconsapevoli, a tutto quello che noi siamo e facciamo, la si porta in fusione con Gesù. Questo atto, più si rinnova,
E meglio è, soprattutto quando dobbiamo fare delle cose molto importanti, parlare con una persona, avere un importante colloquio, pregare, meditare. Io prima di fare la meditazione cerco di farla la fusione con la Divina Volontà, sperando che non sia io a parlare, ma qualcun altro parli in me e attraverso di me. Perché quello che io dico non serve a nulla né alla Chiesa né al mondo. Quello che qualcun altro potrebbe voler dire usando le mie corde vocali e le mie facoltà, chiaramente che partecipano coscientemente a queste operazioni, potrebbe essere molto molto importante. Questo è il vertice della vita nella Divina Volontà e questa è la tensione che dobbiamo continuamente perseguire. Come detto già negli altri giorni, non bisogna ordinariamente e pensare che questo accada di botto dall'oggi al domani, occorre tutto quanto un costante, diuturno e perseverante lavorio interiore, che molto, ripeto ancora, tenga in considerazione quanto meditato ieri e che poi si eserciti in questo. Con l'atto di fusione io consiglio di recitarlo almeno una volta al giorno, uno dei momenti adatti, io almeno lo faccio in quel momento, è subito dopo la comunione sacramentale, il momento in cui in realtà noi e Gesù siamo sacramentalmente, ma realmente una cosa sola, e quindi è il momento, a mio avviso, più opportuno, con cui cercare e chiedere con tutte le nostre forze questa fusione da cui dipende tutto il bene della nostra vita e tutta la nostra santità. Facciamo come sempre un minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. Divina Maria, tu sempre sei vissuta in costante, continua e ininterrotta fusione assoluta con la Divina Volontà. Qualche maestro di spirito ha detto che sarebbe stato più facile disgiungere la luce dal sole che minimamente disgiungere te e Gesù, con cui eri assolutamente una cosa sola, in maniera assolutamente continua, ininterrotta, non soggetta a flussi e variazioni, perpetua e continua. Concedici la grazia di arrivare a tanto, a noi che siamo figli di Adamo e soggetti agli sbalzi e alle variazioni del nostro interiore, fino a quando questi non sia ben saldo e radicato nella Divina Volontà. Aiutaci a sgombrare tutto il nostro cuore, la nostra anima, da ciò che ci rende refrattari alla fusione con Lui e a impiegare tutte quante le nostre risorse, energie, intelligenza, azioni, opere, preghiere, sacrifici e sforzi per raggiungere questa meta sublime della nostra chiamata alla santità che un giorno ci renderà, come abbiamo ascoltato, sentinella d'onore del trono dell'Altissimo. Penso che questa immagine della sentinella d'onore che vigila sul trono di Gesù e che ha un posto d'onore in cielo possa essere una buona immagine da mantenere
durante la giornata per conservare i frutti di questa meditazione. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fondimi in te e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me ed io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Signore Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo intercessione della Beata e Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica in prima la tua volontà e il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto, nel nome del Figlio Gesù comunica in prima il tuo intelletto e il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunica in prima il tuo amore e il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sei risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ti chiedo benedito di ogni bene e virtù la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio e il mondo della carne, insieme con Gesù ti benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte e benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come un abissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat. Ave Maria.